Ciao ragazzi, come state? Sono Walter Stolfi e benvenuti in questo nuovo video da questa bellissima spiaggetta. Mi trovo sul lago di Como, mi sto godendo gli ultimi giorni di sole. Infatti sono qui con Giuliano e abbiamo deciso di improvvisare questo video. Comunque giornata caldissima, ho fatto anche il bagno, sono 26-27 gradi, adesso ovviamente sono le 5 del pomeriggio quindi sta calando, comunque perfetto, settembre ve lo consiglio per andare in giro. Comunque, di cosa voglio parlarvi oggi? Voglio parlarvi dell'importanza, cioè nel senso, perché non basta più fare soltanto fotografie. Perché non basta più fare soltanto foto? Allora, quando io ho iniziato questo percorso, un bel po' di anni fa, solo con le fotografie, ok? Facevo soltanto foto, come tanti fotografi. Poi quando ho intrapreso questo percorso un paio di anni fa, quindi con YouTube, la creazione di contenuti, insomma, a farlo diventare un vero e proprio lavoro, mi sono reso conto che comunque fare soltanto foto non ha più senso, no? Anzi, non serve quasi a nulla. E quindi cosa entra in gioco? Entra in gioco il personal brand. Adesso arriviamo per bene, vi spiego un po' tutto. Spesso mi capita di vedere tante persone, fotografi davvero bravi, davvero in gamba, che però si limitano a fare soltanto foto. E questa cosa qui perché ti limita? Se sei un fotografo, parlo di fotografia perché è il mio campo, perché ti limita a fare solo foto? Perché non ti fai conoscere, cioè hai la possibilità di farti conoscere ad un pubblico molto più ampio creando dei contenuti, creando il tuo personal brand. Ok, sono uno street photographer, un fotografo, un creatore di contenuti, sono un content creator, ma vediamo cos'è un content creator. Content creator è una persona che crea contenuti, che possono andare online, che creatore di video, creatore di foto, insomma un podcaster, un vlogger, insomma questa tipologia di content creator e altro, insomma ci sono tanti altri creatori di contenuti. Perché è importante il personal brand in questo caso? Perché il personal brand, prima di tutto, che cos'è un personal brand? Il personal brand non è altro che lo strumento che ti fa conoscere al pubblico, quindi te stesso fondamentalmente. Se tu lavori con i contenuti, con la creazione di contenuti, devi per forza creare un forte personal brand, quindi creare una presenza sui social che ovviamente differisce da tutti gli altri. Quindi sei te stesso, tu sei il tuo personal brand, ok? Per creare un personal brand forte, come bisogna fare? Prima di tutto, alla base c'è sempre il video, quindi metterti la faccia, perché se non metti la faccia non puoi creare un personal brand. Ok, io questa cosa qui ci sono arrivato dopo tanti anni, però alla fine ho capito che è fondamentale. Perché è fondamentale? Perché le persone si affezionano, creano un contatto con te, quindi non vedono soltanto le foto, non sanno chi fa la foto, non sanno da dove arriva quel video, da un qualsiasi tipo di contenuto, ok? Quindi se tu ci metti la faccia, le persone riconoscono che quella foto sei tu, ok? Creando, per esempio, io faccio anche video su YouTube, le persone si affezionano, ok, guardano il video, ma perché guardano il video? Perché magari Walter può risultargli simpatico, può essere lo vedono magari come un amico, ok? Quindi si crea quell'empatia tra me e voi. Quindi questo è importantissimo ed è anche importante per collaborare, per lavorare con le aziende, perché le aziende riconoscono quel personal brand, ok? Walter ha quel personal brand e mi piace quel tipo di approccio che ha con le persone, quel tipo di approccio che ha con la fotografia, quel tipo di approccio che ha con i social. Quindi mi piace Walter come personal brand, ok? Quindi questo è importante. Quindi come si fa per creare un personal brand? Come dicevo prima, fare video, quindi mettere la faccia. E se tu, per esempio, hai la passione della fotografia, io parlo sempre di fotografia perché, ripeto, è il mio campo, devi raccontare la fotografia attraverso i video, come faccio io sul mio canale YouTube. Ho fatto tanti video recensioni, insomma parlavo di strumentazione, bla bla bla, ma sto cercando anche di fare diverse cose, come oggi ad esempio. Non sto parlando né di fotocamere, non sono in viaggio, sono qui e vi sto parlando di questa cosa. Quindi anche fare delle cose diverse, che però perché faccio questo? Per il personal brand. Perché questo, scusate, forse spero che si sente l'audio perché c'è un po' il lago mosso, però ci siamo. E quindi è fondamentale questa cosa. Ovviamente ognuno può fare quello che vuole, dice ok, io sono un fotografo, lavoro per un'azienda, questa azienda mi paga a fine mese, basta, ok, va bene, è una scelta. Però se tu decidi di fare questo lavoro, nel senso vuoi fare il content creator,
ripeto, un content creator può essere qualsiasi cosa, non serve soltanto essere un videomaker, un fotografo, un podcaster, può essere qualsiasi cosa. Devi per forza espanderti e quindi creare una rete di contenuti, ok? Quindi che passano dal video, che passano da raccontare la tua storia, farti vedere come sei proprio personalmente, ok? Quindi niente ragazzi, oggi ci tenevo a raccontarvi questa cosa, perché appunto fare solo foto non serve più, quindi devi crearti un blog, devi crearti un podcast, devi crearti tante cose che hanno a che fare sempre magari con la tua passione, che può essere la fotografia, può essere il videomaking, che però sotto varie sfaccettature, ok? E perché dico questo? Perché vedo soprattutto su Instagram, vedo soprattutto tanti ragazzi, ragazze, fotografi che sono davvero molto bravi. Io penso sempre al potenziale che possono avere mettendo la faccia, creando appunto un personal brand, ok? Quindi ragazzi, ognuno fa quello che vuole, però se volete trasformare la vostra passione in un vero e proprio lavoro, dovreste seguire questi consigli. Comunque ho scritto un bell'articolo del blog, perché adesso questo l'ho improvvisato un po'. Se volete rivedere per bene tutto, in descrizione troverete l'articolo del blog che parla proprio di questo argomento, quindi con tutte le sezioni precise. Quindi se volete rileggerlo, vi lascio il link in descrizione, ok? Io come al solito vi saluto, vi ricordo sempre di iscrivervi al canale per supportarmi qui su YouTube, e noi ci vediamo in un prossimo video. Bella!